Oh, Daniele, ma come si attacca qua? Ma come si fa il binding? Come si fa la radura? Calmate, mo te lo spiego io. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che è da diverso tempo che volevo fare perché oggi voglio iniziare a rispondere ad alcune domande che mi fanno in tanti di voi tutti i giorni, telefonicamente, tramite WhatsApp, per email, delle domande che noi tante volte diamo per scontate perché diciamo sono basilari, però per chi inizia sono fondamentali. Oggi vi parlerò di 5 argomenti, quindi risponderò a 5 delle tante domande che ci fate. E se non trovate la risposta alla vostra domanda, commentate il video indicandomi quale argomento, quale curiosità, insomma, commentate con una domanda e io vi rispondo. E oggi di che cosa andiamo a parlare? Prima di tutto, binding, accoppiamento tra radiocomando e ricevente, taratura dell'ESC, fondamentale, tanti di voi, oddio, come si fa? Come si va a ricaricare una batteria? Come si gestiscono i fine corsa? Come si effettua un accoppiamento corretto pignone corona? In tanti di voi adesso già diranno: "Vabbè, ma che ci vuoi?" Ma lo sapete in quanti non lo sanno? Quindi, argomento numero 1, binding. Cos'è il binding? È l'accoppiamento tra radiocomando e ricevente. Una volta c'erano i megahertz, oggi ci sono i gigahertz e non ci sono più i quarzi. Quindi, come fa una trasmittente a collegarsi a una ricevente in maniera univoca? Proprio con un codice univoco che la trasmittente memorizza e una volta fatto l'accoppiamento, il binding è effettuato e non dovrete rifarlo ogni volta che accendete il vostro modello. Se acquistate un modello con radiocomando e ricevente già installati, non dovrete fare nessun accoppiamento perché viene fatto direttamente dalla casa. Certo, può succedere qualche volta che c'è bisogno di farlo. Mediamente non c'è bisogno, quindi inserite le batterie, accendete il vostro modello e iniziate a giocare. Comunque, come si fa? Molto semplice. Oggi due esempi: radiocomando di casa Connect e un radiocomando di casa FlySky che utilizza il famoso cavo ponte. Perché ho scelto questi due radiocomandi? Per il semplice fatto che quelli di casa Connect vengono montati su tutti i modelli di casa Hobitech, mentre il FlySky perché utilizza una certa procedura di binding molto diffusa. Per quanto riguarda la trasmittente di casa Connect, è veramente semplice. Immaginiamoci che dobbiamo installare un nuovo radiocomando sul nostro modello. Prima di tutto dobbiamo collegare i cavi, le spine. E come si collegano? CH1, canale dello sterzo. CH2, canale del gas, che in questo caso è il canale dell'ESC, che è anche l'alimentazione della ricevente e anche del servocomando. Mentre se utilizziamo un automodello di tipologia nitro, quindi con motore a scoppio, avremo sul canale numero 1 il servocomando dello sterzo, sul canale numero 2 il canale del gas e sugli altri sono prese ausiliarie dove possiamo collegare la batteria per alimentare la nostra elettronica e anche altri accessori, transponder, luci, quello che vi pare. Quindi andiamo a prendere i cavi e andiamo a collegarli nella giusta posizione, ma non è che si mettono così. Fate attenzione alla polarità. Come potete vedere, il cavo di un servocomando o di un ESC è dotato di tre fili: segnale il bianco, positivo il rosso, negativo il nero. In alcuni casi potrete anche trovare un'altra colorazione, quello che a voi importa è sempre il negativo, che può essere o nero oppure marrone. Si collega verso l'esterno, cioè questa è la ricevente, il negativo verso l'esterno della ricevente. Collego l'ESC al canale numero 2, collego il servocomando dello sterzo al canale numero 1. Accendo. Il LED lampeggia di rosso. Prendo la trasmittente, vado a cercare il pulsante di bind, dove sta? Eccolo qui, questa è la KT3S Plus, stessa identica procedura anche per la KT3X, quindi quella nuova. Premo il pulsante di bind, tengo premuto e accendo la radio. Mentre tengo premuto, a un certo punto il LED diventa fisso sulla ricevente, quindi bind eseguito. Funzionerà tutto?
sterza e accelera. Questo è il binding con questa tipologia di trasmittente. Altre hanno qualcosina di diverso, quindi magari invece di non premere nulla potrete premere un pulsantino sulla ricevente e poi accendere il modello, però sono poche. Vediamo una trasmittente molto diffusa, quindi la Fly Sky, quella con questo ponte, che in tanti di voi dicono: ma l'ho trovato lì, a che cosa serve? Fare il binding. E dove si inserisce? Nell'apposita porta, in questo caso bind/channel 3, quindi questo è il canale dedicato al binding. Accendo il modello, la ricevente lampeggia velocemente, prendo la trasmittente e guardate un po', all'interno trovate il pulsante di bind, lo tengo premuto, mentre lo tengo premuto accendo, lascio, il led è diventato fisso e adesso spengo il tutto, scollego il capo ponte e vado a riaccendere il tutto, e si accende prima la trasmittente e poi il modello. Vediamo se funziona. Funziona tutto, però c'è qualcosa che non va, e lo sapete perché? Perché siamo arrivati al punto numero 2, taratura dell'ESC. È una pazzia? È una magia? No, è una cosa importantissima, perché la taratura dell'ESC che cosa va a fare? Va a comunicare all'ESC, al regolatore, qual è il punto neutro della trasmittente, qual è il punto di accelerazione massima e di frenata massima, e questo lo dovete comunicare voi, specialmente nel caso in cui avete cambiato trasmittente o regolatore, insomma non è stata fatta già in fabbrica una taratura. E come si fa? Dobbiamo andare a controllare che i fine corsa siano al 100% per quanto riguarda il gas freno. Però questa non è una radio che ha i fine corsa, perché è una radio di fascia economica valida per l'elettrico. Perché solo per l'elettrico? Perché i modelli a scoppio hanno la necessità di effettuare i fine corsa, che vedremo nel punto successivo, e questa tipologia di radio non è prevista di gestione dei fine corsa per quanto riguarda il gas freno. Già sono tarati al massimo, possiamo già effettuare la taratura. Ma se avete una radio che vi permette di gestire il fine corsa, quindi un potenziometro oppure una radio digitale che vi permette di gestire la voce chiamata EPA, End Point Adjustment, portateli al massimo per effettuare la taratura. Poi da lì potrete andare a gestire se volete scendere un po' con il freno o quant'altro, sia tramite trasmittente che anche tramite program card. Per effettuare la taratura, ragazzi, mediamente anche qui nel 99,99999% dei casi vi basta premere il pulsante che si trova di fianco all'interruttore, tenerlo premuto e accendere il regolatore. Sentite questo beep? Non vi dovete allarmare, è entrato in modalità di taratura. E adesso, senza toccare nulla sulla radio, vado a fare un click. Avete sentito un beep? Questo ci indica che l'ESC ha registrato il punto neutro. Quindi quando lasciamo il gas, la macchina è ferma, tutto ok. Da qui adesso dobbiamo andare a gestire il punto di accelerazione massima, e prima di cliccare un'altra volta il pulsantino dovete accelerare tutto, tenere tutto accelerato e poi cliccare il pulsantino. Due beep, quindi punto di accelerazione massima registrato. Adesso andiamo in frenata. Tre beep, altri di conferma, e vediamo un po'. Funziona tutto, e la cosa più importante è la risposta, cioè appena io vado ad accelerare la macchina reagisce, quando vado a dare due colpi la macchina va in retromarcia. Questo è il motivo per cui si effettua la taratura dell'ESC. Quindi se tante volte dite: la retromarcia non entra bene, ci sono solo due cose che vanno a influenzare questo funzionamento sbagliato. La prima è la taratura dell'ESC, ma prima della taratura dell'ESC dovete controllare che il trim del gas sia posizionato al centro. Io adesso sposto il trim del gas, lo porto a 3 e vedrete che il modello non mi dà i beep di conferma, perché il punto neutro non è più lo stesso. Vedete? Io accelero, freno, non fa nulla. Guardate se lo riporto a 0, cioè al punto che ho comunicato all'ESC. Nulla di magico, solo una procedura eseguita
correttamente. Vabbè, io adesso già ho capito che voi volete passare al punto numero 3, in fine corsa. Ragazzi, non vi immaginate quanto possano essere importanti e fondamentali i fine corsa dei servocomandi. Perché? Perché il servocomando può compiere una rotazione fino a 60 gradi nella maggior parte dei casi. Ma la meccanica di che angolazione ha bisogno per sterzare fino a fine corsa? 10 gradi? 20 gradi? 30 gradi? Boh, come faccio a saperlo? Semplice, ti lo faccio capire spengendo il modello. E vi do anche un'altra informazione in più. Prima, sempre, spengere il modello e poi la trasmittente. Il contrario di quando l'accendete. Questo è il massimo angolo di sterzo di questo modello. Il servocomando, calcolando che eventualmente adesso non è tarata con questa radio, abbiamo la squadretta al centro, non va a compiere 60 gradi, ma ne compie molti di meno. Quindi quegli altri gradi che fanno? Vanno sprecati? Sì, vanno sprecati, e inoltre mettono sotto sforzo il servocomando, che dai oggi e dai domani poi se brucia. Ci hai chiamato? Si è rotto il servocomando. I fine corsa, ragazzi, sono importantissimi. Nelle trasmittenti più semplici in assoluto, come questa, troviamo la voce STDR, Stirring Dual Rate, che ci dà una regolazione semplice ma molto limitata, perché non possiamo andare a gestire il fine corsa per la sterzata a destra o la sterzata a sinistra, ma possiamo gestire la massima escursione generica del nostro servocomando. L'ideale con una radio di fascia superiore è quella di andare a gestire sempre l'EPA, quindi l'end point, aggiustamento sul lato destro e sul lato sinistro, perché cambia, possono cambiare i giochi, leggermente la misura del tirante della convergenza, insomma cambia. Quindi adesso riaccendo il mio modello e vado a vedere per girare verso sinistra. Guardate, io sono arrivato al limite, non cambia l'angolazione delle ruote, è entrato in funzione il salvaservo, il servo è sotto sforzo, ma guardate quanto spreco, guardate dal volantino. Io qui sono arrivato a fine corsa, ok? Guardate quanto ancora posso aumentare e sterzare il volantino, una cifra. Questo è uno sforzo inutile che fa il servocomando. Quindi, se ho solo lo Stirring Dual Rate, prendo, parto, il mio consiglio sempre da zero, perché così lo sforziamo il meno possibile, sterzo tutto da un lato, poco importa quale sia, e mano a mano aumento, 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 ok. Io qui sono al 50%. Questo è quello che mi serve per raggiungere la massima angolazione che il modello mi permette di avere. Per quanto riguarda invece la gestione di fine corsa, nel caso di un motore elettrico, sull'ESC poco importa. Certo, non potrete gestire al meglio la frenata, quindi un po' meno, un po' di più. Lo potete fare tramite la Pro Crank Card. Ma su un modello a scoppio è importante. Immaginate che quando acceleri tutto il servocomando va sotto sforzo, se brucia sul gas e andate a arrivare alla macchinetta. Andiamo al punto numero 4. Accoppiamento. Troppo serrato, troppo lento. Foglio di carta va bene. L'accoppiamento si fa a orecchio, ragazzi, e a occhio. Questo è un modello veramente semplice, basta allentare due viti, il motore si sposta sulla slitta e riusciamo a dare il gioco corretto. Vi voglio far capire, io parto da zero. Accoppiamento, cosa vuol dire questa parola? È importante, ragazzi, che il pignone e la corona lavorino con il giusto gioco. Non vuol dire poco o troppo, non vuol dire rumoroso o meno rumoroso, vuol dire giusto gioco. Si fa con l'esperienza, si fa sbattendoci la testa. Mamma mia, le capocciate che ho dato! È veramente semplice, vi faccio capire. Io lo porto a battuta. Qui non c'è un filo di gioco, lo posso sentire muovendo la corona. Questo che cosa potrebbe portare? A uno sforzo maggiore della motorizzazione, che può surriscaldarsi e andare in protezione fino a danneggiarsi, ma anche un'usura precoce sia del pignone che della corona. Mano a mano, con molta delicatezza, mi sposto di poco, prendo, rialzo il mio modello e vado a sentire. Questo è ancora troppo. Ve lo metto vicino al microfono. Sentite a orecchio?
poco gioco. Vabbè, ma io così non è che c'ho il tuo orecchio. Se lo guardate fate abbastanza fatica, se lo sentite fidatevi, vi è molto più semplice. E una volta fatto, serrate le vostre viti e una volta serrate andate a ricontrollarlo sempre. Perfetto, direi. Lo riuscite a sentire, ragazzi, quando c'è poco gioco? Quando ce n'è tanto cambia il rumore. Sentite che tra un tic e toc passa più tempo. Boh, faccio sentire solo un'altra volta, va. Per quanto riguarda i motori nitro, quindi scoppio, oltre al gioco è importante che corona e campana lavorino allineati. Ed è importante sullo scoppio perché lì poi ci sono i cuscinetti e tante altre cose. Deve lavorare tutto perfetto. Vabbè, quinto punto di oggi. Come carico una batteria lipo? Perché ormai oggi parliamo solo di lipo. E la risposta è altrettanto semplice. È tutto scritto sulla batteria. Noi qui adesso ci troviamo un caricabatterie molto semplice, molto diffuso come software, quindi anche se non avete questa marca potrete avere la stessa tipologia di software. E una volta acceso sicuramente avremo un program select già impostato per la batteria lipo, e se per caso ce l'avete a un'altra voce, NIM, NICT, voi dovete caricare la batteria. Questa che batteria è, ragazzi? Lipo. C'è bisogno che sia scritto? Sì, in alcuni casi è scritto. Dove? Qui. Questa è una batteria lipo, quindi vado sul caricabatterie, program select e seleziono lipo, perché la mia è una batteria lipo. Entro all'interno della modalità di ricarica. Una volta entrato, vediamo che abbiamo una impostazione di carica, lipo charge. Attenzione ragazzi, vi do un consiglio, anche se ci mette qualche istante di più, io vi consiglio sempre di effettuare una carica bilanciata. Cosa vuol dire? Mo ve spiego pure. Se accendete il vostro caricabatterie e trovate solo charge, la carica non è bilanciata, ma se premiamo il tasto sicuramente ci comparirà la dicitura balance oppure CHG-BAL. Carica bilanciata. Cos'è questa carica bilanciata? Questa è una batteria, oddio, quante ce l'è? Mica mi ricordo. Ah, c'è scritto 4S, 14,8 volts. Quindi questa non è una sola batteria, ma sono quattro batterie. Ed è importante che ogni cella, ogni batteria sia bilanciata con l'altra. In questa maniera le batterie vi dureranno molto di più. I consigli, le procedure che vi sto consigliando oggi, naturalmente sono tutte secondo il mio parere. Però ragazzi, lo sapete, io vi dico solo il meglio per voi. Una volta selezionato l'Hipo Balance, questa voce 4.0 che se clicco Enter lampeggia, cos'è? È la corrente di carica. C'è stato a pensare? Corrente di carica, cioè quanta corrente, quanta carica dà il caricabatterie alla nostra batteria in un'ora. Quindi se io lascio 4.0A, il mio caricabatterie caricherà la mia batteria 4 ampere in un'ora, che sono 4000 mAh. E indovinate un po', questa batteria quanti ampere è? 6.7, che equivalgono a 6700 mAh. Quindi per effettuare una carica corretta che non stressi la batteria, questo valore a quanto lo porto? A 6.7 1C di carica, quindi una ricarica pari alla capacità della stessa batteria. Questo ci garantisce un'ottima durata delle nostre batterie, una carica che non va a stressare la batteria, la va a surriscaldare e magari gonfiare, a meno che voi non facciate competizioni di altissimo livello e volete avere le batterie scarica carica va veloce, c'ho un caricabatterie mega galattico. Ragazzi, caricate sempre a 1C. Se volete velocizzare il tempo di ricarica, quindi magari caricarla in mezz'ora, quarto d'ora, 20 minuti, bisognerà che vi attrezziate con un caricabatterie che vi permette di farlo, quindi vi permette di caricare a un amperaggio pari al doppio, al triplo della capacità della batteria, ma soprattutto avere delle batterie che vi permettano di fare questo. Ci sono, ma costano parecchio. L'ultima voce 7.4 volts 2S. La mia batteria da quanti volts è? 14.8 volts?
4S. Quindi io vado a mettere come parametro quello che mi viene indicato nella batteria. Alcuni caricabatterie un po' più professionali ci garantiscono che una volta collegata la presa di balance in automatico vanno a leggere che è una batteria 4S. La presa di balance è questo cavetto bianco. Non vi serve solo questo per caricare la batteria, perché tanti mi hanno detto: Daniele, ho attaccato la spina bianca ma non si carica. Bisogna collegarle tutte e due. Questa serve per bilanciare. E l'andiamo a posizionare dove? Beh, direi dove entra. Una volta posizionato vado a collegare il connettore principale. Prima di far partire la carica vado a ripremere Enter in modo tale che mi va a lampeggiare che tipo di batteria vado a ricaricare. 4S 14,8 volts, proprio come è scritto qui. E per avviare la carica premo Enter e rimango premuto. Il caricabatterie mi fa un check, cioè mi va a indicare: confermi che quella che stai caricando è una batteria 4S? Tu gli dirai sì, te lo confermo. Quindi un'altra volta Enter e la carica è partita. Una volta che la carica è completata, il caricabatterie, ragazzi, ci avverte, ce lo indica: charge end, la carica è finita. Ma posso lasciare il caricabatterie acceso? Sì, perché tanto i caricabatterie presenti sul mercato al giorno d'oggi, una volta completata la carica, mantengono la batteria carica al 100%. Quindi non succede nulla, ma il mio consiglio, visto che parliamo di batterie lipo, se le carichiamo al chiuso, mi raccomando, siate presenti e soprattutto mettete una batteria lipo all'interno di una lipo bag. Costa poco, ma ragazzi, queste batterie non si scherza. Mentre la batteria si carica, io penso che oggi con 5 punti, con 5 curiosità, con 5 risposte alle prime 5, alle top 5 question che ci fate a noi di DP Modellismo, credo che sia il caso di chiudere questo video. Io vi rinnovo l'invito a commentare e a chiederci quali sono, quali domande, quali informazioni, quello che volete sapere, così noi realizzeremo dei video dedicati a voi. Ragazzi, iscrivetevi al canale e non perdetevi il prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!